Dalla piazza Vittorio Emanuele, ecco il Palazzo Quintiliano e soprattutto la chiesa di San Michele Arcangelo, iniziamo la visita a questo prestigioso immobile. Innanzitutto inquadriamo il palazzo. Lì è l'ingresso e quello lì su è il campanile che poi rivedremo nel terrazzo, perché è una delle pareti del terrazzo, tanto per spiegare la caratteristica dell'immobile. Quella finestra che stiamo scorgendo adesso è la finestra della camera da letto. Tutta questa parte che sto inquadrando adesso è l'appartamento. Iniziamo l'ingresso all'appartamento. A cui si accede, ecco, al di là del fatto che c'è una servitù della curia, questo accesso è in realtà in esclusivo utilizzo della proprietà. Qui c'è una cantina che non è di proprietà, è sempre della curia, ma che viene concessa in uso, e qui iniziano le scale. Ecco, osserviamo con molta attenzione le scale, che sono del famosissimo marmo di Cottanello. Risalgono alla costruzione della chiesa e dovrebbero avere 3 secoli. Continuiamo la salita, io continuo a guardare le scale che sono uno spettacolo, fino a questo pianerottolo che è l'accesso all'appartamento attraverso questo portale. Inquadriamo il pianerottolo. Ecco. Prima di entrare nell'appartamento diamo ancora uno sguardo alla meraviglia delle scale. Questa è la porta d'ingresso blindata e iniziamo la visita al piano inferiore. Qui c'è un ingresso spaziosissimo, come è d'obbligo nelle case veramente importanti. Un grande salone con una vista spettacolare. Qui ogni finestra ha una vista meravigliosa. Abbiamo qui la cucina. Diamo uno sguardo alla vista della cucina. Ecco. Questa è la meraviglia della cucina. Cucina che è abitabilissima, bagno. Questo è il bagno. Salone. E nel prossimo filmato vedremo le camere da letto. Dall'ingresso, ecco qui osserviamo di nuovo il pianerottolo esclusivo, di proprietà esclusiva. Dall'ingresso iniziamo la nostra visita alle due camere da letto. Sulla destra abbiamo la camera da letto padronale. Qui ci sono le scale per il piano superiore, ecco che poi vedremo. E qui c'è la seconda camera. Tutte e due le stanze sono spaziose oltre misura. Ecco qui il leitmotiv. Ecco, siamo a un'ora del giorno, purtroppo nel pomeriggio, dove da questa parte non batte luce. Il leitmotiv di questa casa è lo spreco di spazi. Ogni stanza è molto più grande di quello che serve, che è tipico delle case importanti. Ecco, anche qui osserviamo la vista. La vista è sulla piazza principale. Abbiamo qui il palazzo, sulla sinistra la chiesa. Ecco. E andiamo a visitare l'altra stanza.
Questa seconda stanza, che è il momento di vita a camera di un bambino, ha molto più dell'ampiezza necessaria per essere una camera importante. E questa è la vita. Stiamo inquadrando l'ingresso. Adesso inizia la parte più importante della visita, quella del terrazzo. Sopra questa rampa di scale c'è un secondo bagno, qui c'è una finestrella sui tetti, che inquadriamo velocemente. Eccolo, anche questo è molto spazioso, apparentemente di servizio, ma lo spazio è tanto. Ritorniamo sulle scale. Qui abbiamo una stanza adibita a studio, ma grande e spaziosa, e sulla sinistra meno 3, meno 2, meno 1, via il terrazzo, il pezzo più importante di tutta la casa. Facciamo una passeggiata. Ecco. Adesso inquadriamo il campanile che ha appena battuto due rintocchi, che è a nord, ci ripara dal vento e soprattutto è una meraviglia. E la chiesa appunto è una parte, e la parte diciamo più importante su cui il terrazzo appoggia, e ci ripara dal nord. Ecco, rivediamo di nuovo, facciamo un giro del terrazzo, che saranno probabilmente una settantina di metri, chissà, forse più, lo verificheremo poi. Ecco, ma guardiamo un attimo non solo la vista, forse sono più di 70, ecco, le montagne e questo terrazzo vale più di tutta la casa. Passeggiando lungo le mura del paese contigliano, inquadriamo l'immobile dal basso. Come abbiamo visto, l'immobile fa parte del corpo della chiesa. Ecco, questo è l'immobile e quello è il campanile che protegge il terrazzo dal nord. Ecco, possiamo già da sotto osservare la grandezza del terrazzo e lo splendore di questo campanile che fa da muro protettore. E qui naturalmente c'è tutta la campagna.